Buonasera e bentornati a Dottor Starbene, la trasmissione dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Oggi parleremo di neoplasie, di interesse ematologico e lo faremo con il professore dottor Di Gianni Mauro, ematologo, professore associato presso la Facoltà di Medicina della D'Annunzio e anche in convenzione per l'ematologia al Santo Spirito di Pescara. Benvenuto, buonasera. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Grazie. Grazie a te per aver accettato questo nostro invito. Allora, ora prima di entrare nel vivo di questa nostra chiacchierata, volevo presentarvi, ma non ha bisogno di presentazioni, l'AIL, che è l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma. È un'associazione che sta vicino ai pazienti, che sta vicino ai familiari dei pazienti e che si occupa e si preoccupa anche di promuovere e raccogliere i fondi per la ricerca. Possiamo vedere in questa locandina una delle tante iniziative dell'AIL che si terrà in occasione della Pasqua ed è la vendita del cioccolato, dell'uovo di cioccolata dal 19 al 21 di marzo, il cui ricavato sarà completamente devoluto in favore della ricerca o comunque in favore delle strutture dei ricercatori delle università per poter acquistare dei macchinari veramente molto costosi ma estremamente importanti. Allora, abbiamo parlato appunto di AIL. Dimenticavo, volevo farlo proprio vedere perché me ne hanno fatto dono, quindi è anche giusto che io lo faccia vedere a casa agli amici, agli telespettatori che ci seguono. Questo è l'uovo di cioccolata che vi ricordo e vi raccomando, acquistate dal 19 al 21 di marzo, così aiutiamo anche la ricerca. Allora, dottor Di Gianni, quali sono le principali neoplasie di interesse ematologico, patologie neoplastiche di interesse ematologico che abbiamo? Sì, dunque, le patologie neoplastiche di interesse ematologico più peculiari sono rappresentate dalla leucemia acuta, dai linfomi e dal mieloma multiplo. La leucemia acuta è, lo dice il nome, deriva dal greco, vuol dire sangue bianco. È caratterizzato da una proliferazione abnorme del numero dei globuli bianchi che tende a sostituire le altre cellule del sangue e di conseguenza noi avremo questo aumento anomalo dei bianchi che sono delle cellule patologiche che vengono chiamate appunto blasti che sostituiscono i globuli rossi e di conseguenza avremo anemia, sostituiscono le piastrine, quindi avremo tendenza alle emorragie e avremo inoltre una sostituzione del numero dei globuli bianchi fisiologici, per cui avremo una tendenza appunto alle infezioni. Quindi la leucemia acuta si caratterizza per questo aumento anomalo del numero dei globuli bianchi associata a una riduzione delle cellule normali, quindi dei globuli bianchi normali, dei globuli rossi e delle piastrine. L'altra patologia importante per noi ematologi sono appunto rappresentati dai linfomi. I linfomi invece sono delle patologie che riguardano le principali cellule del sistema immunitario, che sono i linfociti T e i linfociti B. Queste sono delle cellule che si ritrovano nel sangue periferico, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo dei pazienti e che vanno incontro a trasformazione neoplastica. Tipicamente il linfoma si caratterizza per la comparsa di un linfonodo ingrossato a livello del collo, a livello delle ascelle o a livello delle stazioni linfonodali. L'altra patologia di interesse ematologico del quale parliamo oggi è il mieloma multiplo. Il mieloma multiplo invece si caratterizza per la cellula che viene trasformata sempre del sistema immunitario, che è appunto la plasmacellula, cioè le cellule che producono gli anticorpi. Queste cellule proliferano in maniera incontrollata, dando origine a un quadro clinico caratterizzato da erosione ossea, insufficienza renale ed anemia. Quindi tre principali patologie: leucemie acute, aumento del numero dei bianchi, linfomi, ingrossamento delle stazioni linfonodali e mieloma multiplo, tendenza alla fragilità ossea, anemia e insufficienza renale. Bene, più o meno qual è l'età in cui possono insorgere queste neoplasie?
Sì, diciamo, le leucemie acute le dividiamo in due gruppi fondamentali, leucemie acute mieloidi e linfoidi, a seconda della cellula dalla quale prendono origine. Le leucemie acute mieloidi sono tipicamente una neoplasia dell'età avanzata, quindi l'incidenza aumenta con l'aumentare delle decadi, quindi da 60 anni in poi, anche se sono presenti anche nelle decadi precedenti. La leucemia acuta linfoblastica ha invece due picchi, diciamo, di incidenza, uno in età pediatrica e uno in età adulta, come le leucemie acute mieloidi. I linfomi sono un gruppo di patologie estremamente invece frequenti, rappresentano il 4-5% di tutte le neoplasie nel mondo occidentale, se ne conoscono più di 40 sottotipi, e sono estremamente frequenti in tutte le decadi di vita, anche se la mediana, la media di insorgenza è sempre tra i 50 e i 60 anni. Il mieloma invece è la patologia che si presenta nell'età più avanzata, dopo i 60 anni, anche se può essere preceduta da una fase subclinica o paucisintomatica. Insomma, allora diciamo che comunque si tratta di patologie che in un qualche modo ci accompagnano costantemente durante il corso della vita, perché per alcune di esse l'età è abbastanza precoce, però per le altre, insomma, voglio dire, è come se non stessimo mai al sicuro, non potremmo, possiamo mai stare tranquilli da questa Beh, cosa. se consideri che le cellule del sangue sono cellule che hanno un elevato ritmo proliferativo, ed ecco perché l'insulto neoplastico può comparire in qualsiasi momento, considerando il rate replicativo di queste cellule che è estremamente elevato. Infatti, Qui l'errore nella replicazione può comparire in maniera, ecco perché può comparire in maniera così frequente. Ecco. certo. Quanto è importante una diagnosi precoce per queste malattie? Sì, la diagnosi, diciamo, direi che si basa su pochi criteri. Da un lato, la visita del paziente. Chiaramente il paziente quando viene visitato, noi siamo in grado di vedere se ha dei linfonodi ingrossati a livello del collo, delle ascelle, dell'inguine, palpiamo l'addome, vediamo se c'è ingrossamento della milza o del fegato. Vediamo gli esami del sangue, quindi l'esame emocromocitometrico. Vi ho detto prima che è importante andare a vedere il numero dei bianchi, le piastrine e i globuli rossi, questo ci dà già, diciamo, un'indicazione. Se il quadro è fortemente sospetto di una neoplasia ematologica, noi proseguiamo con gli step, facciamo uno striscio di sangue periferico, quindi strisciamo una goccina di sangue su un vetrino e lo guardiamo al microscopio, e in questa maniera siamo già in grado, no, di vedere se ci sono delle cellule neoplastiche. Quando il sospetto è, diciamo, così forte, noi proseguiamo facendo un aspirato, una biopsia osteomidollare che ci consente di andare a vedere laddove vengono prodotte le cellule del sangue, quindi andiamo a studiare le cellule madri che poi, diciamo, con la maturazione si riversano nel sangue periferico. Il processo, quindi una volta fatta la terapia, una volta fatta la diagnosi, noi dobbiamo rapidamente impostare una terapia. In genere la terapia standard è rappresentata fondamentalmente dalla chemioterapia per le leucemie acute e per i linfomi nelle prime linee di trattamento. È una terapia organizzata a blocchi, diciamo più blocchi successivi che tendono a consolidare il risultato del blocco precedente. In questa maniera noi riusciamo anche ad avere la meglio su delle brutte leucemie. Ricordiamo la leucemia acuta linfoblastica del bambino che guarisce nella maggior parte dei casi con la chemioterapia, o delle forme di linfoma come linfoma di Hodgkin che nella maggior parte dei casi guarisce con la semplice terapia. È chiaro poi che esistono delle forme un po' più aggressive che necessitano di una sorta di consolidamento del risultato che porta alla guarigione. Questo è rappresentato appunto dal trapianto di midollo. Il trapianto di midollo che non è altro che una donazione di cellule da un donatore sano ad un ricevente. Questo donatore può essere rappresentato e da un familiare, quindi identico, oppure di un donatore da registro che presenta la stessa compatibilità di un familiare. Vi ricordo che il trapianto è una delle maniere appunto per guarire dalla leucemia acuta. Allora, prima di chiederti quante possibilità, insomma, voglio dire, se è proprio risolutivo il trapianto del midollo ed è una forma sicuramente di guarigione, ma credo che ci sia anche un tetto o comunque uno scarto per il quale non è sempre risolutivo utilizzare il trapianto, vero?
Beh, certo, sicuramente cambia da patologia a patologia l'incidenza della recidiva dopo trapianto e comunque diciamo, per persone che vengono trapiantate in remissione, quindi diciamo tecnicamente, cioè delle leucemie acute in cui non è rilevabile la presenza della malattia con le metodiche attualmente in possesso, quindi citoflorimetriche o di biologia molecolare, il trapianto può essere risolutivo. È chiaro che dipende anche dal tipo di leucemia che viene trapiantata. Ci sono delle forme più aggressive e delle forme invece che guariscono con il trapianto stesso. Allora, invece ora volevo chiederti una cosa che effettivamente un po' mi ha incuriosita, ma mi ha anche spaventata, no? Leggendo un po' di queste neoplasie, insomma, sotto il profilo della sintomatologia, che poi è quella che in realtà ci conduce dal dottore, cominciamo a fare tutte le varie ricerche, le analisi, eccetera, leggevo che c'è una forte sudorazione notturna. È uno dei tanti sintomi, ma non è l'unico sintomo. Allora, in un qualche modo dico, ce ne sono diversi, io penso, ce ne sono diversi che tutto sommato credo che ognuno di noi più o meno avverte in alcuni momenti della sua vita e voglio dire, però un sintomo che proprio denoti, caratterizzi l'insorgenza o l'evidenza di questa neoplasia diversa dalla sudorazione, diversa dall'astenia. I sintomi della leucemia acuta sono aspecifici, come lo sono quelli del linfoma, i sintomi sistemici, diciamo. Sono rappresentati dalla sudorazione, dal dimagrimento, l'astenia, il prurito cutaneo per alcune forme di linfomi. Sono purtroppo aspecifiche ed è chiaro che il compito dell'ematologo è quello di associare questa sintomatologia specifica con un esame emocromocitometrico che sia suggestivo di un'alterazione onco-ematologica o di associare ad esempio il prurito, la sudorazione notturna, con una grossa massa linfonodale alla palpazione. E questo, diciamo, per noi è fortemente suggestivo. Insomma, quindi anche noi che avvertiamo alcuni sintomi dovremmo un po' educarci ad avere una chiave di lettura d'insieme delle cose, Esatto, no? sì, non possiamo spaventarci con la semplice sudorazione o col prurito cutaneo. È sempre buona norma rivolgersi al medico di famiglia e successivamente all'ematologo, quando anche gli esami ematologici non sono, nella norma o quando un ecografista valuta, un linfonodo con caratteristiche patologiche all'ecografia. Perché ricordiamo che non tutte le linfadenomegalie sono fortunatamente neoplastiche, la maggior parte sono di tipo reattivo, ecco. Meno male. Però, come ci si cura in Abruzzo? L'ematologia di Pescara è una struttura storica della città pluridecennale, diciamo. È strutturata all'interno del dipartimento oncologico-ematologico ed è costituita da una degenza, da un day hospital, dal centro trapianti, il centro linfomi, l'oncoematologia pediatrica e il centro per la cura dell'emostasi e trombosi. Questa corazzata antineoplastica è, diciamo, supportata da una serie di laboratori di altissimo livello che vanno dalla citogenetica alla biologia molecolare, alla citoflorimetria, alla manipolazione cellulare e al laboratorio di emostasi e trombosi. In questa maniera noi siamo in grado, nel giro di poche ore, di fare diagnosi di leucemia acuta ed iniziare immediatamente il trattamento. È una struttura formidabile che è un orgoglio per la città e per la nostra regione. Quindi in Abruzzo ci si cura e ci si cura bene, abbiamo Assolutamente. veramente delle gran belle strutture, però abbiamo anche un settore della ricerca veramente all'avanguardia e ad uno stato avanzato. Sì, diciamo che a fianco a quello che vi dicevo prima della chemioterapia standard o del trapianto, diciamo che segue le linee guida internazionali, vi ricordo, numerosi progressi vengono fatti continuamente dagli ematologi, sia in ambito diagnostico che terapeutico. Abbiamo, per esempio, non ultimo, nella ASL adottato uno strumento che si chiama NGS, che ci consente di sequenziare in maniera multipla e contemporaneamente un numero estremamente elevato di geni del paziente. Questo ci consentirà tra pochi mesi di poter creare una sorta di carta genetica del nostro paziente, cioè il paziente alla diagnosi sa già tutti quelli che sono i geni coinvolti nella patogenesi della sua leucemia acuta. In questa maniera noi riusciamo ad essere più precisi dal punto di vista della prognosi del paziente, quindi come andrà quella leucemia acuta, il monitoraggio della malattia stessa attraverso questi marcatori molecolari.
ed anche il trattamento con dei farmaci specifici. Ricordiamo che, oltre alla chemioterapia standard, nelle neoplasie ematologiche noi possiamo usare diversi trattamenti, dagli anticorpi monoclonali ai farmaci target specifici. E mi piace ricordare, un posto a parte poi meritano le terapie cellulari, le cosiddette CAR-T, no? Che adesso abbiamo sentito vanno tanto di moda. I linfociti CAR-T non sono altro che dei linfociti autologhi del paziente, quindi delle cellule che vengono prelevate al paziente, manipolate in laboratorio e reinfuse al paziente stesso una volta che è avvenuta questa manipolazione. Noi da poco siamo stati anche autorizzati a somministrare queste CAR-T, che vi ricordo adesso sono solo quelle commerciali, cioè noi raccogliamo i linfociti dal paziente, li inviamo alle ditte farmaceutiche, che ce li rimandano ingegnerizzati ed in grado di essere appunto reinfusi nel paziente stesso. Per farvi capire, il farmaco agisce in maniera molto specifica, è un farmaco intelligente, quindi colpisce la superficie della cellula neoplastica che viene attaccata da questo linfocita, e il linfocita lo uccide in seguito alla proliferazione del linfocita T stesso del paziente. Le indicazioni per le quali noi abbiamo la possibilità di utilizzare le CAR-T sono fondamentalmente due adesso: una forma di leucemia acuta linfoblastica fino a 25 anni di età e una forma di linfoma non Hodgkin a grandi cellule B, per la quale si può andare un po' più su appunto con l'età. Noi a Pescara siamo riusciti a creare un CAR-T team, che è costituito non solo da ematologi, ma anche da rianimatori, neurologi, infettivologi, cardiologi, che devono essere in grado in questo team multidisciplinare di riuscire a concertare e a prevenire quelle che sono le complicanze che possono essere anche importanti dell'infusione di queste CAR-T. Se ce le possiamo immaginare come una tempesta citochimica legata a queste cellule che uccidono contemporaneamente, appena le riconoscono, tutte le cellule tumorali del paziente, ma solo quelle non riescono. Non sono come la chemioterapia che in maniera cieca uccide tutto quello che trova. Però, insomma, c'è molta strada da fare in questo senso, però noi siamo fortemente motivati a continuare in questo settore di ricerca e di innovazione. Beh, sicuramente la ricerca ha inciso sotto il profilo appunto della terapia, della cura e poi ancora prima della diagnosi, però come ci hai ben descritto, la diagnosi insomma con una strisciata, un'analisi di sangue, insomma si riesce più o meno a individuare. Sotto il profilo della cura e della terapia che effettivamente l'innovazione e la ricerca devono diciamo sgambettare velocemente. Però, Sì, anche perché una diagnosi, diciamo, molecolare precisa è quella che ci consente di fare proprio la carta genetica, come ti dicevo prima, della leucemia acuta o del linfoma, e ci dà anche delle armi terapeutiche maggiori che la ricerca ci ha messo a disposizione, appunto. però proprio sotto il profilo della ricerca, perché poi nell'ambito della medicina è fondamentale che la ricerca vada avanti e che appunto ci supporti e ci aiuti nell'affrontare un po' tutte le patologie. Noi in Italia siamo messi male per diverse cose, però credo che nell'ambito della ricerca, proprio sotto il profilo delle patologie neoplastiche, ematologiche, credo che siamo secondi solo agli Stati Uniti. Adesso la cosa che posso dire è che noi ematologi siamo un gruppo fortemente agguerrito di medici e ricercatori, anche storicamente, se vogliamo, cioè l'ematologia italiana ha una lunga tradizione, ormai insomma quasi 100 anni, per cui possiamo dire che tutti noi siamo fortemente motivati, studiamo, lavoriamo fianco a fianco del paziente e cerchiamo di applicare rapidamente quelle che sono le scoperte al letto del paziente. Ed è questa una caratteristica peculiare dell'ematologia. Se vogliamo, però, siamo anche aiutati dal fatto che abbiamo una grande quantità di materiale a disposizione, cioè da un prelievo di sangue del paziente, quindi questo prelievo è pieno di cellule neoplastiche. Qualsiasi ricercatore può avere accesso, diciamo, a questo materiale e studiarlo, fare sequenze di DNA, studiare nuovi farmaci, e questa è la ricchezza della ematologia, appunto, la ricchezza del materiale di partenza. Perfetto, quindi in questo siete favoriti. Volevo chiederti una cosa che era un po' di moda un po' di tempo fa, non so se era solo una questione di moda, il famoso mito della Francia per il trapianto. Ah, Cosa questo c'era di vero, sicuramente. cosa è cambiato?
Beh, è cambiato tutto ormai, diciamo, l'Italia è sicuramente al top a livello nazionale e Pescara in particolare, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e tutti i centri trapianto sono collegati in Italia e in Europa attraverso un registro unico, con delle piattaforme che vengono appunto condivise tra le varie strutture, i protocolli sono condivisi, per cui insomma il nostro centro trapianti è assolutamente all'avanguardia. Con tutte le piattaforme esistenti al mondo. Quindi diciamo che il mito è stato sfatato, è stato superato, diciamo, dalla forza e dalla perseveranza di noi ricercatori italiani. L'abbiamo tradotta in una realtà fattuale, anche a noi vicino, è sicuramente molto più comoda Sicuramente sia per i pazienti che per i familiari, molto meno costosa, perché insomma sembrava quasi fosse un intervento che potevano permettersi solo alcuni, evidentemente sì. Allora, dottor Diane, ma che ruolo e in che misura giocano questo ruolo le associazioni di volontariato, come appunto a inizio puntata facevo riferimento all'AIL? sì. Le associazioni di volontariato da sempre aiutano e supportano ricercatori e clinici, in particolare l'AIL, che è appunto Associazione contro leucemia, linfomi e mielomi, ha come mission proprio aiutare i pazienti ed aiutare i ricercatori. Ed io personalmente, come tanti ricercatori in Italia, siamo stati sempre supportati dalle AIL. Io personalmente in tutti i centri dove ho lavorato in Italia sono stato fortemente aiutato dalle associazioni AIL. A Pescara abbiamo Casa AIL, che è una struttura che è in grado appunto di accogliere i pazienti e i familiari dei pazienti, per cui è un punto di riferimento anche per persone che non abitano nella zona metropolitana di Chieti Pescara o vengono da fuori regione. L'AIL ci sta aiutando fortemente anche in questo progetto CAR-T del quale parlavo prima. Abbiamo detto che siamo in grado adesso di fare quelle commerciali, ma il nostro scopo è anche quello di fabbricarci in casa, di fabbricarle in casa. Quindi ci ha donato uno strumento per poter velocizzare questo processo appunto di ricerca e di arrivo appunto al farmaco fatto in casa. In questo anche sia l'ASL che l'università ci danno una forte mano. Quindi tutta un'equipe e un insieme di forze che servono ad aiutare il ricercatore ed il clinico e in ultima analisi i pazienti ematologici. Bene, ti volevo fare un'ultima domanda, considerato che è da quasi un anno che viviamo questo momento pandemico così importante, che relazioni ci sono e quanto sono importanti tra le neoplasie ematologiche e il Covid? Ah, sicuramente per quello che ci riguarda, il paziente con una neoplasia ematologica è sicuramente un paziente immunocompromesso, per cui deve essere protetto, deve essere protetto con la vaccinazione il più possibile. Noi è quello che consigliamo ai nostri pazienti. Questa è diciamo, la cosa che possiamo trattenere come consiglio che diamo appunto ai nostri pazienti. Quindi sono comunque dei pazienti fragili, Fragile. particolarmente fragili nei confronti del Possono Covid. essere rapidamente, dovranno essere rapidamente vaccinati. Infatti, noi consigliamo a tutti i nostri pazienti il vaccino Covid, Quindi anti-Covid. sicuramente vanno anche vaccinati, nel senso che non ci sono dei contro rispetto a questa vaccinazione. Assolutamente no, noi lo stiamo già consigliando ai nostri pazienti. Benissimo, allora noi siamo giunti al termine di questa nostra conversazione, è stato interessantissimo l'argomento di oggi, grazie dottor Diani, grazie Grazie e ti auguro buon lavoro, buon proseguimento, saluto i telespettatori che ci seguono da casa e voglio ricordare, ve lo faccio vedere di nuovo, questo bellissimo uovo di Pasqua, un uovo di cioccolato che le IAL mettono a disposizione e vendono, acquistatene dal 19 al 21 marzo, come potete vedere in sovraimpressione, più che potete perché il ricavato verrà devoluto appunto alla ricerca e si potranno compiere ulteriori passi da gigante anche nell'acquisto dei macchinari come il CAR-T che ricordava poco fa proprio il dottor Diani. Di nuovo grazie a tutti per averci seguiti, appuntamento alla prossima settimana e ricordate la salute prima di tutto.